quando inizia il confronto, che si chiama flight or fight reaction, cioè ho ancora la possibilità di scappare, nel senso di evadere la situazione, oppure confrontarmi, cioè combattere. Nel momento in cui combatto, la cosa più importante, se non ho già estratto l'arma, anche quella è la prevenzione, che sia un'arma occasionale o che sia il key defender, fondamentale diventa nel momento in cui io riesco a scollarmi l'avversario di dosso, riuscire a estrarre il key defender o comunque cercare un'arma, perché l'arma risolve molti gap tra voi e il vostro aggressore. Io non credo che voi abbiate grandi potenzialità, ma come io stesso, in un confronto reale con uno o più persone, uno più tra virgolette criminali, non una scazzatina con 4 muri, quello non c'è 3 muri, anche se quello è pericoloso, ma con gente di un certo tipo. Credo che l'arma serva a colmare il gap. Più ovvio, più siete preparati in un contesto di combattimento, più avete possibilità. Questo è il dubbio. Ma voi pensate sempre di essere nella situazione più critica possibile. Tutto quello che vi viene dato è guadagnato, va bene? Quindi voglio vedere il concetto di prendo distanza e estrazione.